dopo. C'è Santa Croce, Santa Croce. Santa Croce, sì, è il simbolo di Lecce, Santa Croce, sì. Uno dei simboli delle, di Lecce. Allora, signori, signori, cercate, acchiappatevi. Va bene, ok. Mettiamo la gamba così, dovremmo bloccarci. Questi reperti, in questi siti archeologici, come può essere stata Rudie, la città che abbiamo visto vicino Lecce, come può essere Ignazia, una cittadina vicino Fasano, come è stato anche a Ostuni. E questo è stato un ritrovamento davvero fortuito di questo professor Coppola. E tanto questa non è bella, quella che si trova sulla destra, ed è Brindisi, no, è quella Lacerano, è quell'industria. Quindi Ostuni, anche Ostuni vi piacerà, è naturalmente diversa, parliamo di 30.000 abitanti, è una cittadina più piccola naturalmente rispetto a Lecce, però è particolare. Anche che sono belli. Proprio anche l'ecosistema, però purtroppo, cioè, andiamo tutti a piedi nel centro storico, va bene, faremo la visita, ci sarà anche un piccolo tempo libero, va bene, poco, poi andremo a visitare il frantoio, ecco lì, poi una cosa, diciamo, frantoio. Negli anni 90 dallo stesso Donato Coppola. Se voi non...
dal periodo. Che è tutto il programma. Allora signori, ci siamo tutti. Che adesso è un museo di che era il seminario. Thank you.
Non tutta, ma in parte. Ah, ecco, da che non volevi anche a me un tutto in tre. Oh, che bello, questa vale la pena. Ma io ho preso cartoline perché questa non ce la fai. Però dici tu che sì. Allora, naturalmente i pullman verranno poi comodi qua, perché qui due pullman entrano tranquillamente, perché non c'è problema. Chi guida poi lo avvisate voi, giusto? Perfetto. Allora, benvenuti, io sono Pietro e sono uno dei direttori commerciali della cooperativa. Sono la terza generazione di uno dei soci della cooperativa, mio nonno. Noi siamo 300 soci, 300 produttori diretti. Siamo la più antica cooperativa di Ostuni e tra le 5 più antiche della Puglia. 1929 è la nostra data di nascita. Quest'anno a giugno abbiamo fatto 60 anni, ho anche 60 anni anch'io, quindi c'è cioè, ancora giovinotto, l'odio buono. Faccio vedere 1929, piena fondiaria, quindi nel momento che i frantoi dal sottoterra, quindi dal frantoio ipogei, cominciano a risalire sopra. Quindi abbiamo lasciato dal 1929 la stessa scritta e naturalmente i fasci, perché in quel periodo c'era il fascio, quindi da lì si vede la nostra età. Ci accomodiamo. Magari facciamo una specie di lungo, sì, possiamo vedere tutto qua. Abbiamo una nuova tecnologia che separa la polpa dal nocciolo.
quindi la tecnologia cambia, non si schiaccia completamente l'oliva, ma invece qui si separa la polpa e la noce e quindi va direttamente con la polpa la continuazione della lavorazione. Qui la cambia completamente la tecnologia, non c'è più, mentre anticamente c'era un mixuio, un mix di olive di un franto, di un agricoltore con le olive di un altro agricoltore, mentre qui abbiamo la tecnologia che viene lavorato separatamente, quindi non c'è praticamente tra un socio e un altro socio, la macchina si lava e ricomincia la lavorazione di un altro socio. Quindi è molto importante perché noi diamo dei premi a chi porta le migliori olive e che crea il miglior olio. Quindi questa è una cosa molto importante anche per noi. Quindi diamo anche dei premi. Già abbiamo iniziato a lavorare. Allora, come vedete dalla foto, okay, i nostri alberi secolari, non so se la guida ha detto, sono tutti codificati e geolocalizzati. Noi ogni socio sappiamo tutta la filiera controllata, questo è molto importante perché noi ogni giorno siamo una delle poche cooperative che ogni giorno trasmettiamo le quantità di olive che ogni socio porta in cooperativa e li diamo a Roma. Questo perché? Per una questione di frode. Attenzione, questa è una cosa che noi ci teniamo molto. Noi la filiera la controlliamo, quindi ogni socio, noi sappiamo da quali alberi provengono le olive. Inizia la raccolta dei nostri alberi secolari, inizia, stanno già cominciando a raccogliere. La raccolta può avvenire o in questo modo, come avviene in foto, o con dei rastrelli automatici così. Non possono essere fatti con lo scuotitore, perché sono molto molto fragili e si spezzano i rami. Quindi, perché tutti questi alberi secolari, diciamo, all'interno sono tutti cavi. Quindi praticamente a spegne di toppi, infatti ogni volta che c'è un vento molto forte, tanti rami vengono giù. Quindi perché sono molto molto fragili. Quindi ogni albero viene, ha una targhettina e geolocalizzato e noi sappiamo dalle olive che un socio porta, perché ogni socio è codificato. Tutte le olive vengono, la raccolta e la lavorazione sono tutte in 24 ore, perché la macchina lavora H24 quando c'è in attività. Inizia la raccolta con i cassoni, inizia e qui avviene nella gramolatura, avviene la separatrice, che va a venire a grumina G. Questa parte separa la parte solida con la parte verde. Successivamente il separatore separa l'olio dall'acqua, è una questione proprio di vento. Sapete, no? Se voi mettete un goccio di acqua e mettete un goccio di acqua, sono tutti in assenza di acqua. Perché noi abbiamo questa tecnologia, la nostra la migliore, diciamo, tecnologia che è stata usata sul mercato. Poi successivamente va e va in un dottimento. Dominante rispetto a delle altre. I nostri alberi secolari, la varietà si chiama Oiarola, fa un olio molto delicato ed è un olio adatto per tutto, cioè dalla cucina al condimento, perché è molto molto delicato. Ora ricominciamo a fare, poi se ci sta qualcuno che fa girare il piatto, così comincia. Dominante rispetto a delle altre. I nostri alberi secolari, la varietà si chiama Oiarola, fa un olio molto delicato ed è un olio adatto per tutto, cioè dalla cucina al condimento, perché è molto molto delicato. Ora ricominciamo a fare, poi se ci sta qualcuno che fa girare il piatto, così cominciamo. Thank you.
è molto più fragrante, quindi assaggiato, perché, e poi alla fine, se volete, ci sono i nostri, e poi infornato è molto più fragrante, quindi assaggiato, perché, e poi alla fine, se volete, ci sono i nostri. Tenetevi un attimo, signori, che facciamo un freno a mano. Fermi tutti. No, no, non perdiamo niente. Adesso chi vuole scendere? Tenetevi un attimo, signori, che facciamo un freno a mano. Fermi tutti. No, no, non perdiamo niente. Adesso chi vuole scendere? Signori, nessuno è rimasto giù, vero? Quindi fate anche voi, eh? Allora è Dana! Ma lui non può rimanere giù, se no restiamo senza caffè dopo. Signori, nessuno è rimasto giù, vero? Quindi fate anche voi, eh? Allora è Dana! Ma lui non può rimanere giù, se no restiamo senza caffè dopo. Guarda che tramonto fa Gabriella da questa. Guarda che tramonto fa Gabriella da questa.
Ringrazio per la vostra puntualità di oggi, perché eravamo abbastanza stretti anche pomeriggio un po' con i tempi, perché abbiamo aggiunto anche l'oleificio, ma siete stati veramente bravissimi a rispettare gli appuntamenti, quindi siete stati veramente veramente bravi. Grazie per la vostra puntualità di oggi, perché eravamo abbastanza stretti anche pomeriggio un po' con i tempi, perché abbiamo aggiunto anche l'oleificio, ma siete stati veramente bravissimi a rispettare gli appuntamenti, quindi siete stati veramente veramente bravi. Stiamo attraversando la città di Bari. Bari. Siamo già sulla 14, Taranto Bologna. Probabilmente non ci interessava lo studio, ma del Stiamo attraversando la città di Bari. Bari.
Siamo già sulla 14, Taranto Bologna. E probabilmente non ci interessava lo studio, ma del all'esame, no? Fa sta roba di spesso tanto sono andato magari e l'ora gente al all'esame, no? Fa sta roba di ma non per la simpatia o per no, certo. Il discorso atletico è sparito. Sì, ma non c'è proporzione. Era più bello il primo. Era più bella il trino. Ma non per la simpatia o per no, certo. Il discorso atletico è sparito. Okay.
io ho già fanculo e già l'ha lasciata, non c'è sicuro. Preparatevi già, eppure mi vedi in Ale 9:40 e che anche mariti la partiare che gli fa il magazzino al Turi, no? Se riuscite a farla abbastanza, Ale
Sì. Con gli occhi in mano. Preparatevi già. Eppure mi vedi con le alle 9:40. E che anche Mariti la Paggiarini che gli fa il magazzino al Turi, no? Saremo a pranzo per le 13 circa, va bene? Forse un po' prima. Saremo a pranzo per le 13 circa, va bene? Forse un po' prima. Allora va a rossare il telefono. Ma c'è il telefono? Le auto sono alte 30-40 metri. Queste, le che pistolotte le batte, ma questa è alta. Sui 20 metri, sono i 20 metri. Sì. È il colore del tramonto, no? Tramonto, le roba, tramonto, le nautiche, no? Ma che c'è anticasso, ma che grandi. Le auto sono alte 30-40 metri. Queste, le che pistolotte le batte, ma questa è alta. Sui 20 metri, sono i 20 metri. Sì. Castello.
le giastimissine non le puoi leggere. Beh, sì, non le ho più. 2 metri là. Le giastimissine non le puoi leggere. Beh, sì, non le ho più. 2 metri là. Sì. Sì, ma la Grecia è mosaica, castello nessuno sì. Sì, ma la Grecia è mosaica, castello nessuno che sta te che butta. Sì, cioè, nessuno. Le figlie Roberta con la pazza che si avanzò saranno presenti negli studi Rai di Roma per presentare da solo. Se vita solo non è programma. No, non c'è più nulla. Domenica 20 ottobre in Grecia. C'è dei borghi, sono parte centro Italia, no? E fa un luce, non c'è che butta. Sì, cioè, nessuno. Le figlie Roberta con la pazza che si avanzò saranno presenti negli studi Rai di Roma per presentare da solo. Se vita solo. No, non c'è più nulla. Domenica 20 ottobre in Grecia. C'è dei borghi, sono parte centro Italia, no? E fa un luce. La copa che la figlia, la famiglia dei Gobon. Sommare, dopo la figlia e la sorella. La copa che la figlia, la famiglia dei Gobon. Sommare, dopo la figlia e la sorella. Era pure quella, era gobba pure quella. Fare, dopo sommare, dopo la figlia e la sorella. Era gobba pure quella, la famiglia dei pure quella. Era gobba pure quella. Fare, dopo sommare, dopo la figlia e la sorella. Era gobba pure quella, la famiglia dei allora già le premiti gli apparivo. Vengano. Allora già le premiti gli apparivo. Subito in Abruzzo. Allora Duca, stiamo sempre percorrendo la 14 Adriatica. Studieremo il mare subito in Abruzzo. Allora Duca, stiamo sempre percorrendo la 14 Adriatica. Studieremo il mare. Del Giordano le rive saluti del solo Natale. Del Giordano le rive saluti patria si bella e perduta. Casa mia, ogni di voglio sapere, e qui comando io, e questa è casa mia. Cara Rosina, quelle stradelle che tu mi fai far, cara Rosina, le devi pagar, e qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni di voglio sapere chi viene e chi va. Ogni di voglio sapere chi viene e chi va. Via e mi sento di morire, se io vuoi.
partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano bel fiume, e tutti quelli che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bel fiume, e tutti quelli che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, e perché lei è un bel mazzetto, e perché lei è un bel mazzetto. È scampata per adesso, è scampata per adesso. Si scende poi a Sul Muna e poi va verso che il paesotto. Perché la scusina? Chi è già chiase con Felix, no? Sì, sì.
non sai bene dentro la lavora. Non è simpatico, sì. La compagna è l'ultimo proprio dal 70 alle 40 anni ormai che lei c'è, è l'ultimo proprio affondo di più, si è già che le erbiche di rosso. Bene, stiamo ad arrivare a San Benedetto Tronto. Zona di mare chiaramente. Oggi ci sono tutti al mare perché fa particolarmente caldo per essere la fine di ottobre, 21-22 gradi insomma. No, il ristorante non è sul mare. Peccato, spero che non si va a alla provincia, non perché per i benefici lo fai, perché i benefici che hanno è già. Bastava fare le strade, come le migliorare? Come che se una lana si migliora subito.
scusa, lui mi ricorda che veniva sul chilometro, il corridore, il dirigente, con l'autista, con la macchina, vint'anni. Esperto, no? Il chilometro, che diceva come di 20, sai, no? Non aveva la tratta, se la tirava. E antipatico, che era come pure dormire per smontare. Il padre eterno pareva arrivare. L'accesso, padre. Sì, sì. Anche rompere le barre per gli accessi. Mica che facevano senza fare l'accesso sulla statale. Impagliava. No, ma vedi, si dava tanto di chiare. Sì, ostia. Bisogna già più soldi, gli date competenza alle strade. Perché a me le asfalta le trave. Ma così bello, a migliorare le sassi. Signori, a sinistra, per chi non dorme, adesso lo svegliato, il castello di Gradara, qui siamo. E a sinistra quella collina dove vedete, dove c'è il sole proprio, quella la Repubblica di San Marino. Di San Marino. Il portiere, il Valderrabi. Ma settimo piano, non c'è la stagione. Eh?
devo fare lì. So che su qualche tavolo hanno bevuto 4-5 litri di vino, allora era il tavolo dove c'erano gli autisti, quindi in più, ma diciamo non ci sono accorti neanche. Spagna con lo spettacolo bellissimo, è un bellissimo. Barcellona forse è una delle città più belle della Spagna, ecco, chi non l'ha vista, ma anche chi l'ha vista su quello che è il territorio delle Langhe, nella stessa. Era per confermare anche l'opinione di Romedio, che in questa circostanza ci avrò anche passato, anche se abbiamo, cioè, in generale è stato bello, sì, ma quando abbiamo sentito dire, lo sapevamo già del resto, che sono il frutto di compromessi, di intrighi tra il potere ecclesiastico e il potere politico, qualche sospetto che c'è stato un signore di Trento, del Trentino, del Tesino, a creare condizioni di sviluppo quali poi abbiamo anche potuto constatare, perché la rinascita di Matera è frutto di quella legge. È stata una sensazione. Se no, chiaramente vanno pagate di più, no? Cioè la guida non parte mai dall'albergo generalmente, le guide si trovano in città, quelle di Matera non vengono in albergo perché loro sono in un'altra regione, difficilissimo. Adesso non mi ricordo tutto, comunque Sicilia. Un catalogo ricco di viaggi. E l'anno prossimo questo ancora da vedere, insomma. Adesso poi la prima settimana di Danubio, bellissimo, bellissimo. Ecco. Sì. Che succede? Ma è sempre successo.